Bentrovati dalla redazione di Cosmopolis News. Partita la maratona elettorale per le amministrative 2021. Si vota in 9 comuni della provincia di Taranto: a Vetrana, Fragagnano, Ginosa, Grottaglie, Massafra, Monteparano, San Giorgio Jonico, Statte e Torricella. Alle 23 di ieri, secondo gli ultimi dati sull'affluenza disponibili dalla prefettura di Taranto, indicano Monteparano con la percentuale più elevata, con 58,08%, a seguire Torricella con 56,40%. 47%, Fragagnano con il 53,81%, Ginosa 46,94%, Grottaglie 45,46%, San Giorgio Jonico con 42,35% e Statte Fanalino di Coda con il 42,91% dei votanti. La media di affluenza si attesta al 47,97%. Alle 15 stop al voto, si vedrà chi verrà ad essere confermato e chi invece non ce l'ha fatta. Incendiata la notte scorsa l'auto di Giovanni Orlando, candidato del Movimento 5 Stelle per il comune di Monteparano e nella lista civica di centro-sinistra Il Coraggio di Cambiare. L'incendio, la cui origine si sospetta dolosa, ha distrutto la Ford EcoSport di Orlando. L'uomo, già consigliere a Monteparano, nello scorso mandato era stato eletto con il centro-destra. In una nota, il senatore Mario Turco, già sottosegretario alla presidenza del Consiglio, ha espresso piena solidarietà a Orlando. Si tratta di un ulteriore atto intimidatorio contro i nostri candidati dopo gli episodi incresciosi di Nardò e a Pragola, spiega Turco, una politica di violenza che non ci appartiene, che tutte le forze politiche dovrebbero condannare. Covid Italia, sono 2.968 i casi positivi riscontrati nelle ultime 24 ore, a fronte di 285.960 test effettuati. Aumenta il numero delle vittime, sono 33 i decessi giornalieri, in lieve crescita il tasso di positività che sale all'1%. In calo invece la pressione ospedaliera, con appena 21 ingressi in terapia intensiva registrati nelle ultime 24 ore. Covid Puglia, sono 88 i casi di positività riscontrati nelle ultime 24 ore, a fronte di 13.057 test effettuati. L'incidenza si attesta sullo 0,67%, nessun decesso registrato nella giornata di ieri, una sola positività attestata nel Tarantino. MSC Crociere e Taranto. Il sindaco Rinaldo Melucci ha consegnato nelle mani di Leonardo Massa, Managing Director di MSC Crociere, il Falanto Awards, riconoscimento che l'autorità di sistema portuale del Mar Ionio, porto di Taranto, consegna a soggetti pubblici e privati che hanno avuto fiducia nelle potenzialità dello scalo ionico. La compagnia croceristica infatti ha investito su Taranto e sulla grande capacità delle istituzioni di fare sistema, a partire da Comune Authority, offrendo le condizioni ideali per il consolidamento del ruolo della città come destinazione turistica. Siamo felici di questo legame, le parole del primo cittadino. In questo frangente, con il mondo che sta lavorando per buttarsi alle spalle la pandemia globale, le crociere si sono dimostrate capaci di guidare la ripartenza del turismo, non solo laddove la loro presenza era già fortemente radicata, ma anche in quei territori con un potenziale turistico inespresso, tra cui Taranto, appunto. Le crociere possono svolgere anche in territori inediti un ruolo cruciale dal punto di vista sia delle ricadute economiche dirette e indirette, sia nel marketing e della comunicazione. Vorrei quindi ringraziare sentitamente il sindaco Rinaldo Melucci, il caro presidente Sergio Prete, comandante della Capitaneria di Porto Diego Tomat, la Regione Puglia e le altre istituzioni e le autorità politiche e militari perché hanno creduto nelle crociere. Itaca Migranti e Viaggiatori, Festival del Turismo Responsabile, fatta a Taranto dopo l'anteprima di domenica 26 settembre nel territorio delle 100 masserie di Crispiano. Il diritto di respirare è il tema portante del festival, che trae ispirazione da Achille Mbembe, filosofo camerunense, considerato uno dei più importanti teorici del post-colonialismo. L'azione della rete dei festival sui nuovi modelli di viaggio lento continua, commenta l'assessore agli affari generali Annalisa Adamo, e oggi più che mai l'intero settore del turismo deve fare i conti con la necessità di ridisegnare il proprio futuro verso scelte sostenibili e più attente alle comunità e ai territori.
Per la seconda edizione a Taranto, nella sua 13ª edizione nazionale che quest'anno attraversa più di 16 regioni con 25 tappe territoriali, il Festival del Turismo Responsabile torna ad animare il territorio con una serie di iniziative che si svolgeranno nel weekend 8-10 ottobre, che puntano a ribadire l'importanza di fare turismo in maniera responsabile, con una tematica quest'anno che è quella del diritto di respirare, molto importante dopo anni segnati da questa sofferenza sanitaria. Pareggio senza reti tra Virtus Francavilla e Taranto. A recriminare i punti sono i padroni di casa che nel primo tempo falliscono un rigore con il tarantino Maiorino. La terza recupera Riccardi che torna nella posizione di terzino destro. In avanti sorpresa De Maria al posto dell'infortunato Pacilli. Un punto a testa nel derby della 7ª giornata di campionato. Alla Nuova Arredo Arena finisce 0-0 la sfida tra la Virtus Francavilla e il Taranto. Un bel derby ben giocato da entrambe le squadre, pareggio giusto tra le due formazioni che si dividono la posta in palio. Primo tempo equilibrato con gli ionici che si fanno vedere dalle parti di Nobile, prima con Giovinco, poi con Saraniti, ma è la Virtus ad avere l'occasione più ghiotta con Maiorino che dagli 11 metri c'entra la traversa. Nella ripresa solo dei biancazzurri che costringono il Taranto sulla difensiva, collezionando però solo una serie infinita di corner che non sortiscono alcun effetto. Al quinto minuto di recupero gli ionici hanno l'occasione finale, cross di Ferrara, Italeng è entrato al posto di Saraniti, anticipa il difensore avversario ma la sua incoronata finisce sopra la traversa. Alla Nuova Arredo Arena finisce a reti inviolate con Virtus Francavilla e Taranto che si dividono la posta in palio. Ultimo allenamento congiunto per la Gioiella Prisma Taranto Volley prima dell'esordio in Superlega, nella cornice del Palasport Tiziano Mani di Gento, ha affrontato la Leon Shoes Modena di mister Andrea Giani. 3-0 il risultato finale in favore della compagine gialloblu, che ha confermato di essere una delle migliori formazioni europee. I ragazzi di mister Dipinto hanno comunque tenuto testa agli avversari, mostrando notevoli progressi e grande spirito di squadra. Buoni gli spunti ottenuti da quest'ultimo test che, proprio per il calibro degli avversari, fanno ben sperare in vista della prossima Superlega. E corre sul filo del secondo, due per la precisione, come punti segnati da Sorrentino in quei due ultimi maledetti secondi di gara che hanno sancito la sconfitta del Cussionico Basket Taranto per mano della Virtus Club Ragusa nella prima giornata del campionato di Serie B Old Wild West Girone D. Una grande amarezza per i rossoblu che avevano assaporato ormai il gusto della vittoria dopo una prova di carattere che li aveva visti in crescendo e rimonta, ma soprattutto capaci di sopperire a un problema di falli. Causa una direzione arbitrale troppo fiscale con Taranto, che ha portato via via nell'ultimo quarto fuori in successione Gambaruta, Sergio Domede e Ponziani. Al Palafium finisce 74-75 per la formazione siciliana, che conquista così i primi due punti della stagione. Termina in parità 1-1 il big match della quarta giornata del campionato di eccellenza pugliese tra Castellaneta e Gallipoli. Prima frazione di gioco completamente favorevole agli ospiti capaci grazie ad un ritmo forse nato di imbrigliare le fonti di gioco del Castellaneta, costringendo in diverse circostanze gli uomini di Pasquale D'Alena sulla difensiva. Nonostante la grande mole di gioco prodotta da entrambi gli schieramenti in campo, sono soltanto due le occasioni degne di nota dei primi 45 minuti, una per parte con Medina per il Gallo e Pinto per i padroni di casa. Nella ripresa pronti via il Gallipoli passa con una frustata di Medina, abile in tuffo a trafiggere l'incolpevole Mennella, prima che il Castellaneta trovi le forze mentali per inseguire il pari, che puntuale giunge al 34esimo della ripresa, con il neo entrato Leandro Rizzo, lesto da due passi a sfruttare la retroguardia di mister Oliva.